I criteri del calendario 2015-2016, non ci sono teste di serie, nessuno scontro tra Inter, Juventus, Milan, Napoli, Roma nei turni infrasettimanali, nessun derby di Genova, Roma, Torino, Verona nei turni infrasettimanali, nessun derby nella prima e nell'ultima giornata. I derby sono tutti in giornate differenti tra loro, nessuna partita ripetuta nella medesima giornata della stagione conclusa 2014-2015, nessuno scontro diretto tra squadre di Champions e squadre di Europa League, tra un turno di Europa League e un turno successivo di Champions. Tutto chiaro? Dite di sì, perché questo è. Chiarissimo, no? Bene! Ebbene, dopo questo andiamo a vedere le soste che ci saranno questa stagione, perché vediamo l'inizio del campionato domenica 23 agosto. Invece, vabbè, turni infrasettimanali ci sono 5 mercoledì e poi le soste domenica 6 agosto, domenica 11. Domenica 11 ottobre, domenica 15 novembre, domenica 27 dicembre, domenica 3 gennaio 2016 e domenica 27 marzo 2016, fine campionato come sappiamo il 15 maggio. Ma quindi dobbiamo dare una spagnola. Siamo pronti a dare, poi ci sono anche le curiosità, scusate che vi sto adesso la grafica, c'è il 70° campionato organizzato dalla Lega Professionisti, infatti. L'ho visto preoccupato, ci ho dimenticato qualche cosa, cioè era il nostro. Pensavano che era il suo compleanno, Presidente. Allora, oggi Lega Serie A, poi primo campionato a girone unico, 1929-30, quindi stiamo parlando di data davvero storica. Allora, poi c'è 17 i tornei a 20 squadre, ai nastri di partenza 101 scudetti e 12 delle 16 società che hanno vinto almeno un titolo, 10 le regioni rappresentate. Quindi adesso che abbiamo letto le curiosità e le date e tutto, andiamo a dare il via al campionato con il Presidente. Allora, siamo pronti, abbiamo messo qua un pulsante che 26 minuti di chiacchiere. Io le prendo la mano. Scusi, non ci sto provando. Dai, Variale. E allora, bella siamo gnocca, pronti? Ma fai fatica 3, a parlare. 2, 1, vai! Via. È partita ufficialmente. Sì, io sto vedendo solo Buffon, ma... Vediamo se esce, ovviamente... Empoli Chievo. Vedremo la prima giornata di campionato. Ecco qua, prima giornata, 23 agosto. Empoli, Chievo, Verona. Fiorentina-Milan, bello, subito la prima. Subito una Frosinone-Torino. Frosinone-Torino. Benvenuti in Frosinone. Verona-Roma, fantastico. Inter-Atalanta, oddio, subito. Juve-Udinese. Juventus-Udinese. Ancora Lazio con l'Udinese. Bologna. Lazio-Bologna. Palermo-Genoa. Sampdoria-Carpi. Sampdoria-Carpi. E Sassuolo-Napoli. Beh, per essere una prima giornata, wow, Inter-Atalanta la prima. Niente male, insomma. Bella, Udinese. Non male. Bella sostanziosa. Non chiedo che emozione. Beretta di sbilanciarsi, però il mi primo evento seguito prima in diretta. Dove qualche incontro, come dire, di peso, tutti sono di peso, ma alcuni lo saranno di più. No, cioè, non aggiungo altro, se no non ci infiliamo. Ma questo allora, è Beretta. Spingeremo qualcuno a tornare prima dalle ferie. Pensavo quindi... fosse della Valle. Grazie, Presidente. Grazie. Allora. Allora, come avete visto ci sono tre squadre nuove, tra l'altro nuove, no, mi correggo assolutamente perché c'è un gran rientro che è il Bologna Calcio che merita un fortissimo applauso perché è un rientro in Serie A, insomma, la squadra del Così si gioca in paradiso. Tra l'altro, Matteo, fatemi venire da te. La Coppa dello Scudetto, da 4 anni. Nella nostra bacheca, modestamente. Bologna Doc, cioè tifa Bologna. Una grande rappresentanza stasera. Allora, e poi c'è Carpi e Frosinone, davvero un in bocca al lupo e complimenti ancora per essere entrati davvero nella... Non c'è lo Tito. Nella Serie A, che non è facile, è la prima volta nella storia che sono entrati. Allora, Antonello, dove che stai andando? Non ho capito. Lo dico anche a favore della regia, in platea, perché visti quali sono gli incontri della prima giornata... del 23 direi che agosto può bastare. 2015, intanto essendo nato a Como consentitemi di salutare, diciamo così, i rappresentanti di quella che viene definita la provincia italiana.